Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su Zebucander oppure bentornati, ben ritrovati, insomma, se non è la prima volta che siete qui. Oggi volevo registrare un video che non era questo, però scusate, ho un abbassamento di voce, però ho voluto fare prima questo perché mi chiamava fortemente. Vediamo se riesco a recuperare la voce. Mi sono ristabilita, nel senso che non ho più raffreddore, catarro, insomma il demonio sembra essere uscito, però non me ne sono liberata completamente. E sono stata taggata in un nuovo book tag, un ennesimo book tag, veramente mi sa che devo ancora replicarne uno, però questo l'ho trovato un'idea talmente divertente e facile da fare che ho detto lo faccio subito. E di cosa si tratta? È un book tag in cui si scelgono dei titoli e bisogna rispondere se ci piacerebbe che fossero stati scritti da un altro autore o autrice. Quindi io adesso ho scelto 20 autori o titoli, adesso non mi ricordo se ho messo quei titoli nella mia tazza di Wally. E poi i libri che adesso vado a mettere nel mio cappello magico. Ecco, ovviamente prima mi serviva e quindi adesso ce li ho qua. E quindi estrarrò a sorte un libro e un autore e vediamo un po' se l'abbinamento è facile da fare o per me è impossibile. Questa idea è di un canale americano, mi sembra, comunque lo lascio linkato qui sotto, molto seguito tra l'altro. Sono stata taggata da Teresa, Teresa Bibuccalula. Ho visto questo tag anche sul canale di Sebastiano, Family Libri, e su quello di Bibliorobi. Vi lascio comunque sempre qui sotto le varie indicazioni per andare a curiosare anche nei loro canali e vedere insomma le loro risposte. Io alla fine ne ho selezionati 20. Non so se riuscirò a farli tutti in breve tempo, perché comunque se siete qui sapete che io non sono molto breve, e qualche rara volta, diciamo. Quindi vediamo un po' insomma come si evolve la situazione, insomma, perché è tutto è possibile. Poi sto registrando con la finestra aperta perché oggi è caldo, è brutto, ma è caldo. E diciamo che sono quelle giornate autunnali cupe, umide, con la nebbia la mattina, però che comunque sia ancora c'è una bella temperatura, perché comunque stiamo parlando di 18-19 gradi, che per essere la fine di ottobre, almeno mentre sto registrando è la fine di ottobre, non è così male. Qui devo dire che le piogge hanno smesso un po' di darci l'ansia, però purtroppo si è spostato il problema in altre città come Bologna e anche in altre regioni, e quindi si è solo spostata l'ansia e tutta la mia compressione va a queste povere famiglie che si trovano disagiate, hanno il fango, acqua dappertutto, insomma, comprendo la loro situazione e la rabbia nei confronti di chi non ha fatto il suo dovere, insomma. Vabbè, chiuso parentesi perché se no non finisco più, direi di incominciare a pescare. Allora, peschiamo prima da qua. Allora, bene, ho scelto. Allora, qui ci sono nel cappello ho messo i libri. Allora, L'incubo di Hill House, se fosse scritto da. Allora, ho messo autori e autrici, magari cioè, magari l'autore che ho messo c'è anche il titolo del libro. Se per caso dovesse uscire lo stesso autore o autrice, ovviamente mi limiterò a fare un ripescaggio. L'incubo di là se fosse scritto da Laurel Kelemitol. Vi faccio vedere i miei bigliettini, ma tanto non capirete niente perché io scrivo in geroglifico e quindi è incomprensibile. Allora, L'incubo di Hill House è uno dei celeberrimi libri di Shirley Jackson, il primo che ho letto fra l'altro di Shirley Jackson, che ancora secondo me non ho compreso tutte le varie sfumature che ci sono sotto. Laurel Kelly Hamilton
È un'attrice americana, ancora attiva, anzi, continua a produrre tutti gli anni. Ha due saghe molto importanti, insomma, che continua a seguire. Una è quella di Meredith, che è una specie di principessa maga, che sinceramente è una saga che non mi è piaciuta, ho provato a leggere un libro, ma non è di mio gradimento. Uno dei più celebri forse è Stregata dalla Luna. Mentre la serie a cui sono molto legata è quella della cacciatrice di vampiri Anita Blake. Io sono arrivata circa a una ventina di libri. Purtroppo c'è da dire che in Italia hanno smesso di fare la traduzione già da qualche anno, mi sembra prima del Covid. E quindi purtroppo adesso tutti i titoli sono in lingua originale. Devo dire che li ho trovati in ebook a delle cifre proprio irrisorie e quindi ho recuperato da dove ero arrivata io in Italia, ne ho già recuperati quattro. Non li ho ancora letti perché ho un po' paura di leggere in lingua originale perché comunque sia ci sono magari delle differenze dei nomi, insomma, e poi quello che comporta comunque leggere in un'altra lingua. Laurel Clemital ha sicuramente se avesse scritto L'incubo di Hill House ci avrebbe messo qualche intrigo amoroso perché nei suoi libri non manca mai la magia, adesso soprattutto in Anita Blake parliamo quindi di fantasy, quindi vampiri, zombie, mostri vari. E il tutto è sempre molto legato comunque anche alla sessualità e quindi ci sono delle scene molto esplicite. Quindi sicuramente se fosse stato scritto Link with Hill House, forse i protagonisti avrebbero trovato un passatempo differente rispetto a rincorrere i loro problemi, insomma, parapsicologici, insomma, adesso per dirlo in breve. Mi piacerebbe, ma mi incuriosirebbe parecchio. Quindi sì, diciamo che è un sì. Quindi facciamo la piletta dei sì. Poi peschiamo un altro titolo. Me lo avvicino un po' perché sennò non ci arrivo. Allora, Pinocchio. Se fosse stato scritto da... ho messo titoli di libri che mi hanno colpito in tutto l'arco della mia vita di lettrice, quindi sono andata molto sentimento, quindi ovviamente non potevo includere tutti perché era impossibile. La stessa cosa con autori e autrici che magari ho conosciuto anche recentemente oppure che sono di vecchia data, presenti insomma nella mia libreria. Allora, se Pinocchio fosse stato scritto da Virginia Woolf. Allora, Pinocchio è ovviamente un libro della mia infanzia. Virginia Woolf, non lo so, sicuramente ci avrebbe messo qualche personaggio femminile in più, che manca effettivamente nella narrazione di Pinocchio. A parte la fata turchina, effettivamente delle figure femminili non ci sono e sicuramente la storia sarebbe stata diversa. E quindi metto un sì anche qui. Poi vediamo di accelerare perché sennò col cavolo che li faccio tutti. Allora, Uomini e topi. Se fosse stato scritto da Ken Follett. Allora, Ken Follett è stato uno degli autori che ho tra quelli che ho letto di più nella mia, diciamo, infanzia e adolescenza. Infatti ne ho messi un paio di quelli che mi hanno segnato un po' come lettrice. E Ken Follett si occupa soprattutto di romanzi di storici, un po' thriller comunque, ma soprattutto storici. Ha anche molte ambientazioni durante le guerre. Uomini e topi credo che non rientri nel suo genere, quindi questo dico di no. Allora, Cime Tempestose. Peschiamo. Scritto da Annie Ernaux. Beh, allora, Annie Ernaux mi è subito piaciuta per la sua scrittura concisa
efficace e è anche molto chirurgica, molto tagliente, nel senso che non sembra che racconti di se stessa, in realtà riesce proprio a estraniarsi e a vedersi dall'esterno e a raccontarsi in modo molto fuori dalle emozioni, senza comunque nasconderle. Cime tempestose è una storia che mi ha colpito molto, di una delle sorelle Bronte, di Emily Bronte, Bronti, però la trama, sinceramente, di questo amore, tra virgolette, perché non si può parlare di amore in questo caso, fra questi due protagonisti che si danno il tormento uno con l'altro, non credo che sia nelle corde di Annie Ernaux scrivere una storia del genere, quindi direi di no. Poi procediamo perché sono già 10 minuti e voglio te io fare 20. Allora, Frankenstein. Scritto da Bram Stoker. Beh, diciamo che siccome diciamo che sono delle storie che sono coetanee, Dracula e Frankenstein, quindi chissà. Un Frankenstein scritto da Bram Stoker potrebbe anche funzionare, quindi sì, diciamo di sì. Allora, il mastino dei Baskerville, che l'ho messo un po' per mettere un titolo, diciamo, della serie di Sherlock Holmes, scritto da Alba de Céspedes. Devo dire che per Alba de Céspedes per adesso ho letto solo un libro, cioè Quaderno Proibito. E credo che scrivere una storia di un investigatore non sia nelle sue corde. Diciamo che sono poi in epoche differenti. No, direi proprio che questo è un grosso no. Poi abbiamo Il racconto dell'ancella, vediamo un po' chi esce stavolta, scritto da Ilaria Tuti. Allora, devo dire che Ilaria Tuti mi piace molto come scrive, come ho detto spesso, i suoi libri sono titoli che acquisto proprio a scatola chiusa, senza farmi dei grossi problemi, anche nuovi. Il racconto dell'ancella mi ha colpito molto perché è una distopia che poi non è così lontana dalla realtà, come spesso accade. E quindi non lo so. Diciamo che la scrittura di Atwood è molto più articolata rispetto a quella di Ilaria Tuti. Tuti ha de più, va, ver, punta più verso lo storico o comunque. Ha delle figure femminili certamente importanti, però non credo che sia nel suo genere scrivere una storia di questo genere. Non lo so, non lo so se mi potrebbe piacere, nonostante apprezzo moltissimo questa autrice e non indago soltanto sulla trama del nuovo libro, lo prendo e basta. Non lo so, non lo so, questo diciamo che è un forse. Poi vediamo se ho tempo per ripescarli. Allora, a proposito di Ilaria Tuti, Fiori sopra l'inferno, scritto da Eraldo Baldini. Eraldo Baldini è un autore che mi piace particolarmente, vabbè, a parte che è della mia zona, quindi non potrei non tifare per un autore di qui, che si occupa molto di folklore, bene appunto della mia zona. E scrive anche dei gialli, quindi penso proprio di sì, mi potrebbe incuriosire. Aspetta che mi metto un ciappetto perché non ne posso più di questi capelli, non hanno un verso stamattina, hanno già perso tutta la loro forma, vabbè, mi prendete così come sono, un po' strega. Allora, Io uccido, scritto da Giorgio Faletti, beh, direi che allora proviamo a pescare un altro autore. Shirley Jackson. Allora, questo
Collocandosi Shirley Jackson ai nostri giorni, penso che una storia come Io uccido potrebbe piacermi. Diciamo che Faletti mi ha colpito molto come autore, oltre che come comico, quello che è stato, insomma, nel mondo della TV. Ho letto diverse sue storie, ne ho lette tre, quattro forse. Io uccido, niente di vero tranne che gli occhi. Racconto di un venditore di donne e poi anche un altro, credo, sì, adesso mi sfugge il titolo. Mi è piaciuto molto. Adesso il titolo che mi è piaciuto di più è sicuramente Io uccido. E quindi dico sì, mi piacerebbe leggere una storia di Shirley Jackson col titolo Io uccido. Ci metterebbe forse qualcosa di più psicologico, come sicuro. Allora, le cronache del ghiaccio del fuoco. Tra l'altro non è ancora uscito Martin, vediamo di non pescarlo. Scritto da Haruki Murakami. Diciamo, allora, è un autore che sicuramente ha dell'onirico, ma non va così tanto nel fantasy così spinto. E sicuramente anche la tipologia di storia è molto occidentale. E non lo so, un trono di spade alla giapponese. Murakami mi ha molto colpito con il suo capolavoro. E sto prendendo titoli praticamente, suoi titoli senza aver letto nient'altro. Cioè nel Kafka sulla spiaggia, scusate, non ho detto il titolo. Quindi proverei anche a leggere le cronache fatte da lui. Allora, poi, Parti e omicidi, che è una lettura che ho fatto proprio recentissimamente nel Parallelo, nel prossimo wrap-up, che era il video che dovevo girare, ma che è saltato perché questo era troppo bello da fare. Ha fatto da Amelino Tombo. Mi incuriosisce parecchio, devo dire, perché Notomb, anche lei è una scrittrice molto concisa, che fa delle storie molto brevi e diciamo con sempre dei finali molto scoppiettanti, che ti lasciano un po' sbalordita. Personaggi anche qui particolari. La storia di Parti Omicidi sono una raccolta di racconti che guarda un po' il corpo, l'utilizzo del corpo e il valore della vita e della morte. Detto proprio molto così, mi è piaciuta moltissimo questa raccolta dei racconti. Credo che siccome Amelino Tomba è un'autrice che per ora non mi ha mai deluso, e sono circa un quarto della sua opera, un quarto abbondante, un quarto sì. Proverei a leggerlo. A proposito di Amelino Tom, Il gene dell'assassino, scritto da José Saramago. Anche di Saramago ho solo letto un titolo e ho recuperato altri titoli così, diciamo, a sentimento, proprio perché mi sono trovata molto bene con l'intermittenza della morte. Il genere assassino è un titolo. È uno scrittore particolare. Notomb è particolare da un altro punto di vista. Non mi sento di negarmi un libro del genere, quindi diciamo di sì. Abbiamo poi I Promessi Sposi. Mio titolo comfort book per eccellenza, che ho letto e riletto tantissime volte, scritto da Agatha Christie. Beh, diciamo che una punta di giallo non ci starebbe male. E come prosa sicuramente sarebbe anche un po' più leggera, perché diciamo che Manzoni, quando parte a descrivere, è un po' come Victor Hugo, insomma, va per la tangente, ti descrive vita, morte e miracoli. Agatha Christie sarebbe un po' più concisa, ma certamente dettagliata.
diciamo che è una rivisitazione che mi piacerebbe vedere, insomma. Leggere. Dunque. Sì, forse 20 titoli erano un po' troppo. Allora, Accabadora, scritto da una Michela Murgia, neanche a farlo apposta. Infatti ho detto non era ancora uscita. Christian Jacques. Beh, Christian Jacques è un attore egittologo, quindi ha scritto diversi saggi per quanto riguarda l'egittologia, ma anche della storia di narrativa, quindi direi decisamente no. Non siamo proprio nello stesso ambito. Allora, poi Diabolik, ho messo non un titolo, ma diciamo un fumetto di Diabolik, se fosse scritto il testo da Arthur Conan Doyle. Se spostiamo Diabolik un po' indietro nel tempo, chissà cosa sarebbe saltato fuori. Non me la sento di escludere che una lettura del genere, perché Arthur Conan Doyle ha scritto molto, non solo per quanto riguarda Sherlock Holmes, ma secondo me è da. Mi sento di volerlo approfondire anche come autore teatrale. E quindi chi lo sa? Penso che potrebbe farcela anche scrivere nei fumetti. E poi abbiamo Le intermittenze della morte, scritte da George R. R. Martin. Allora, che abbinata. Beh, Martin è sicuramente un autore molto complesso. Ma non ce lo vedo a scrivere un testo del genere. Quindi dico di no. Abbiamo L'allieva, ho messo il primo titolo della serie, giusto per indicare la serie, scritto da Wilbur Smith. Beh, decisamente no. Wilbur Smith, è un autore, anche questo, di cui ho letto praticamente tutto fino a qualche anno fa e ho un paio di titoli ancora da leggere, mi rifiuto di andare avanti a acquistarne perché comunque sì, adesso sono tutti libri diciamo in abbinata con altri autori, quindi calcolando che poi Wilbur Smith ha più di 90 anni, quindi dubito che sia direttamente lui a scrivere, quindi mi sono fermata ai libri che penso che abbia scritto effettivamente lui. Non è il suo genere, non. No, decisamente no. Dai, ne mancano solo pochi. Allora, It, scritto da Michela Murgia. Diciamo che non sono così totalmente contraria perché Murgia mi ha stupito molto, si sa adattare a tanti generi, passa dalla saggistica a narrativa in generale e sono racconti di solito molto semplici, tra cui per esempio l'incontro, ci sono dei ragazzini come protagonisti, non mi sento di escluderlo, forse lo leggerei con. Poi Il giardino segreto di Francis Barnett. Scritto da Giorgio Faletti. Allora, diciamo che non credo che mi piacerebbe perché Faletti si discosta molto dalle semplici tematiche che possono essere l'amicizia, la magia, la bontà, e nei suoi libri non trovate niente di questo. No. Ultimo libro. 10 piccoli indiani, che è un po' a rappresentare la bibliografia di Agatha Christie, è uno dei suoi più celeberrimi, diciamo. Scritto da, non mi ricordo chi sarà l'ultimo. Non so se riuscite a capire. Fedor Dostoevskij. Allora, devo dire che è un autore complesso.
che non ho subito apprezzato, ma che poi leggendo diverse opere in fila ho cominciato a capire la sua meccanica, le sue tematiche e quindi ho apprezzato a lungo termine, diciamo. Dici Piccoli Indiani è una storia, è un giallo, diciamo, quasi a camera chiusa perché si svolge su un'isola. Abbiamo queste 10 persone che vengono invitate a soggiornare in quest'isola, totalmente isolati dal mondo, ma sono chiamati lì per una ragione specifica e ogni giorno uno di loro viene assassinato e quindi è molto curioso. Anche se è una delle opere più celebri e ho visto spesso anche il film, devo dire che mi stupisco sempre del finale, che non me lo ricordo, non mi ricordo mai chi è stato alla fine a compiere tutti gli omicidi e tutte le volte mi chiedo, ma sì, dai, è stato lui, no, non è stato lui, forse è lei, no, non è lei, sì che è lei, no, non è lei e quindi rimango sempre sbalordita, insomma, la tecnica di Agatha Christie è sempre molto molto bella, mi piace proprio come scrive, come riesce a intrecciare la trama. E quindi non mi sento di negarmi 11 piccoli indiani alla fede Dostoevsky. Quindi direi che alla fine sono più i sì dei no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 7 no e un forse, e quindi sono 16 sì. Quindi tutto sommato sono abbinamenti che non mi dispiacerebbe vedere e leggere, insomma. Diciamo che molti autori e autrici che mi piacciono si incrociano bene, anche se non hanno le stesse tematiche, magari hanno quello stile di scrittura che si può adattare anche ad altri generi, mentre altri sono totalmente convinta che non potrebbero uscire dai loro schemi. Quindi questo tag è finito, non so se taggare qualcuno, se lo farò magari lo faccio qui sotto perché non so chi l'ha già fatto, è un tag veramente carino e curioso che si fa, come ho detto, in breve, basta solo prepararsi dei bigliettini e poi registrare. Insomma, veramente molto molto semplice. Non so se vi metterò le copertine dei libri da solo, l'amica del futuro che edita si divertirà lei, insomma. Detto questo, come sempre, se volete rispondere qui nei commenti, lo spazio è ampio e infinito, quindi potete scrivere tutto quello che volete. E detto questo, ci vediamo presto con un nuovo video e nel frattempo fate tante buone letture. Ciao ciao!